Hey, Maddie. We're almost at the campground and about to lose reception, so I just wanted to check in. It's so beautiful out here. Just keep following that logging road till you see the sign for Oakwood. It's been abandoned for a while, so hopefully it's not too hard to miss. We're supposed to lock the fence behind us, but we'll leave the key out for you. Be safe on your way up here, and we'll see you tomorrow. Can't wait! Eccoci, eccoci qui. Siamo su Oakwood, un videogame indie. Allora, farfalla. Una farfalla. Farfalle. Non ho ben capito, ci hanno mandato questo vocale dove pare che ci dicano raggiungimi in questo luogo. Senza cosa reason, British Columbia, 8 luglio del 2018. Cioè, sembra veramente di essere, sì sì, fra le sequoie giganti. Ah, ok, lo shift mi fa correre, volevo vedere una sequoia da vicino. Il picchio. Belle le sequoie. Ma se corro mi stanco? Seguiamo il sentiero, eh. Rilassante. Vedo qualcosa lì. E qui? Ok. Left mouse. Glowing object. Ok. Per interagire. Left. Allora. Hey, Maddie. You are on the right track. Just keep following the path. Ok, seguiamo. See you soon. E ci dà tanti bacini, 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 bacini. E quindi noi continuiamo, seguiamo il sentiero, ci lasciano anche i bigliettini, più gentili di così. Però non c'è tanta luminosità. Dov'è il sentiero? È questo? O è questo? E adesso siamo un bivio. Segui il sentiero, cioè, solite indicazioni del cavolo. Vediamo se devio dal sentiero. Ma dove porta? Qua, a una roccia. E poi di là. Oh! C'è un laghetto. Laghetto. Sembra un buco, ma è un laghetto. Non mi posso appropinquare. Salto? Salto? Non salto. Mi chino. Ma no, mi sdraio in terra. Proprio sono caduto. Voglio quella panchina. Guarda. Panchina. Mi chino. Ma dove sono finito? Bel posticino per andare. Sapessi perché siamo qua. Ah, quindi presumo che una stradina girava a sinistra e una a destra del laghetto, e quindi posso benissimo correre dritto. Cos'è? Oakwood. Ma quindi è tipo... Ai! Ma si può mettere un'entrata così a un... cos'è? Un parco, un campeggio? Ma... Qualcosa mi dice che non riuscirò più ad aggrapparmi e tornare su. Perché questa musica? Oakwood. Ah, che carino. Dun. Press left mouse to pick up the key. Ma dove? Chiave. Ho trovato una chiave. Non me ne sono accorto, non so dov'è, adesso passeremo ore a trovarla. Io sto premendo disperatamente tutti i tasti. Forse c'è una chiave qua vicino. Sì, caro mio, sì. Ma va dove dico io, voilà.
C'è una chiave. Chi vede una chiave? Allora, intanto gli oggetti dovrebbero essere illuminati. Vediamo. Fammi luce. Luce, luce. Era left, quindi io continuo a premere il mouse a casaccio. Così quando passo sopra alla chiave, la prendo in automatico. Non ci credo. Cioè, bloccati al primo... No, non ci credo. Ma perché la chiave me l'hai detto così tardi? Allora, dai, da qui in poi c'è una chiave. Su, aguzziamo la vista. Chiave... che sia appesa? Non la vedo. Chiave... ma dai, ma non si può. Cioè, la roba da dover buttare via l'episodio e riregistrarlo dall'inizio. Ma dov'è sta chiave? Beh, ma dai. Complimenti. Secondo me non mi vogliono in questo parco posto. Qua, qua, qua. Ma dai, ma dico io, guarda, guarda la mia chiave di casa. Ok. Ah, prima difficoltà risolta. Attenzione. Ma scusa. Dove siamo andati in vacanza? Ma tipo lo posso chiudere? No. È pesissimo. Il lucchetto? Ok. Ma il cielo è abbastanza luminoso. Biglietti. Uno in particolare. Disperso. Robert Lowright. Robert was last seen walking along Seeker Trail. Allora, è stato visto camminare lungo il sentiero, cercando di andare a pescare il 9 luglio del 90. Se hai informazioni, per favore contatta Woodpine Park. Insomma, vabbè. Iniziamo bene, c'è già qualche mistero. La porta è chiusa, ma va, cioè è sprangata tipo, però ma avevo una teoria ma l'ho scartata immediatamente. C'è una strana luce. Che è successo? C'è un silenzio. Un silenzio. Si sente persino il respiro. Ah, ecco, un po' di musica. Abbiamo trovato un accampamento. Perché? Vedo del fumo salire. Cosa c'è qui? Ah, così si cammina più lenti. Tu. 7 giugno. Abbiamo trovato questi piccoli totem di legno attorno al campo. Mi meraviglio che... Ah, per chi sono? Cioè, mi chiedo per chi siano. Mio fratello studia. Ah, mio fratello studia questo tipo di roba a scuola e così è rimasto interessato a roba del genere. Gonna pack as many I can bring to bring back. Gonna pack as many. Ah, vorrei prenderne un po' così che io li posso portare. Firmato Liam. You pick up a totem. Davvero? Ma dove l'ho preso? No, non volevo. Io ho piccato. Va bene, insomma, abbiamo preso un totem che era qui a terra inconsciamente. Così. Un raptus. Un falò. Qui invece abbiamo un altro biglietto. Oh no, è tutta una storia di biglietti. A Emily Lawrence 98 cumi.com 4 luglio 18.
Seguo Bern Trail for 13 km Green Lake. Ok, il sentiero di Bern per 13 km al Green Lake. Ho trovato il logging road on the North Shore. Ok, follow logging road. Ok, with the key sent in the mail on log gate. Ma dai, come una chiave mandata via mail, quindi sarà una roba software. Poi chiudi la, il lucchetto dietro di te, insomma il cancello. Wonderful trip. Ok, male me la vedo. Mi viene voglia di buttarmi qua a letto. No dai, non si può. Allora, va bene, insomma non ho tradotto benissimo. Oh my god, Carter is such a dork, I can't believe he packed so many stupid gadgets. Chi? Ok, questi sono insomma pezzi di vita. Ma voi l'avete sentito quell'urlo? Io sì. Commenti vari di chi era qui al camp. Vorrei dormire. Ma c'è giorno. Ok, facciamoci un'altra lettura. Fuone medi before Wooding Ridge, no reception of Oakland. Oakwood, non Oakland. Vabbè, dai, telefona medi, ma vabbè, dai, queste cose ci interessano relativamente. Intanto abbiamo sentito un, non so se era un urlo o hot dog, no, vabbè, una lista di cose. Abbiamo sentito un urlo che non so se era umano, disumano, o quindi è un po' un problema, perché tipo la storia si fa inquietante. Va bene, raggiunto qui, dove devo andare? Scusa, il non c'è più un sentiero, non c'è più nulla. Là c'è la casetta, qua c'era il falò. Non so dove andare. Seguiremo tracce a caso. Un'amaca pesissima, non si sposta. Un tavolo solito di queste zone. Qui c'è chiuso, sì, sono circondato e quindi verso là ho visto qualcosa. Un altro capanno. Qui siamo dove eravamo prima. Ma come un altro capanno? Quello da dove sono venuto. Oh signor, dove lo trovo un passaggio adesso, scusa? Non sto capendo. No, no, non sto capendo. Allora, eravamo qui, andiamo avanti. Possibile non ci sia un passaggio? Vediamo tutta questa zona, ok? Così, di là, lo vedo il passaggio. Aia, mi inzucco dappertutto. Quindi, il passaggio è di là. Perfetto. Aggiriamo. Esatto, esatto, esatto. Veniva da qua quel verso, probabilmente. Oh no, un'altra bella zona di non ritorno. Ecco, sì. Ciao. Tanto siamo in... Ancora mi deve fare... No, ma non ci credo. Ok, un attimo, sto cercando di risistemare macchie. Ma perché... Allora, devo scoprire cos'è quel messaggio che mi viene fuori e mi interrompe tutto. Probabilmente il gioco è andato in crash. Ok, resume. Ok, ce l'ho fatta, l'ho salvato. Praticamente viene fuori un messaggio su Windows e mi blocca il gioco. Non so se è un messaggio di un upgrade, non ho fatto in tempo a vederlo. Ma abbiamo risolto. Sì, lo so. Ma no, to crutch. Se questo lo chiami crutch, qua ci mettiamo proprio a... pelle di leopardo.
Ok, bagni pubblici. Che posto era questo? Prima degli uomini, dai. È un po' abbandonato come posto, però. Ah, ma così? Ma si può sbirciare, ma non lo sapevo. Un totem. Ho preso un totem. Bene. Mai più senza. Ok, siamo abituati a questi specchi. Che non specchiano. Allora, l'acqua potabile è pompata dal lago e non trattata. Ah, l'acqua fresca in pratica, sì. Must be boiled. Ok, non è potabile, va bene. Tap water, cioè l'acqua che esce dal rubinetto in pratica. Ecco, cioè rompili tutti gli specchi, vabbè, non cambia niente. Qui? Niente totem? Che bagni, ragazzi. Ne ho visti di peggio da noi. Di là, quindi? Sì. È molto clou questa... che bel... Cos'è? Ah, no, è una foglia. Guarda come posso sbirciare. Che strano. Ale, ma qui è tutto così. Cioè, praticamente uno si addentra ed è rovinato. Al mondo. Ok. Falò. Vediamo questo bel laghetto. Bello il laghetto. Sì. Con la cascatella. Cosa fai? Vai male? Cioè. Allora, seguiamo questo sentiero. Questo mi sembra più sentierato. Come? Ho sentito dei passi che correvano, ma ero io? No, non ero io, ma cos'era? No, un altro posto di quelli. Ci ho sentito zampettare. Oh, ma cos'era? Proprio di là io l'ho sentito questo zampettare. Ok, vedo una luce. Cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è? Sit. Cos'è sto silenzio? Ho perso l'orientamento, non trovo più quella. Ah sì, dai. Siamo semplicemente tornati indietro. Cos'è stato? Una carcassa di cervo. Ancora! Ma cos'è? Oh mio Dio, ma cos'è questo tomb? Un attimo. Ma se io corro? Cosa sta succedendo?
È notte. Cos'è stato sto rumore? Ma... Ok, cos'è successo? Sono svenuto. Sono dentro. E tipo, un attimo, ma non c'era una po'... una torcia? Ok, spegni. Spegni. Ullala, ma cos'è? Ma... Oh, signor. Scusi, ma cosa sta succedendo? Oh, santa. Puoi spegnere sta torcia? Non riesco a spegnere la torcia. Sì, lo so che ti dà fastidio la luce, ma non so come... Cos'è? Oddio! No! Dai però, spegnila! Ah, con la F. Premevo tutto fuori che la F. Tipo la T di torcia. Premo la F per usare la mia flashlight, quindi la devo usare. Ma cosa devo fare? Siamo ancora qua dentro, ma è tutto la porta è aperta. Dove sei? Il fanario. Ma la devo tenere accesa? Non riesco più a muovermi. Cosa devo fare? Se la spengo? Sono uscito. No! Ecco, finito. Qualcosa mi dice che mi devo muovere. Ah, scusa, perché mi dice di alzarmi in piedi quando io ero già in piedi? Provo a usare... Allora, mi alzo in piedi, uso la torcia. Non è che faccia una gran luce, questo è un totem indiano. Blackwood Lodge Community Hall. Oh, signor. Benvenuti a Oakwood. Ok? Non so perché chiudiamo le porte in automatico. Non c'è buio. Di più. Di più. Allora, canne da pesca. Uno strano badile. Anche panchine. Panchette. Canoe. Pistole? No. Troppo bello per essere vero. Le attività di oggi posso dire che me ne può fregare meno. Oakwood Lodge Community Hall. C'è qualcosa qui. Un cassetto. Ma dai. Class Science, Survival, Fitness, Swimming, Local. Ma che cavolo me ne faccio di sta roba? Ma perché mi deve dare delle cose inutili? Mi illude. Ok, mica ci si nasconde negli armadietti, vero? Un totem. Ah, vabbè, quindi qua si raccolgono totem. Una porta che si apre. Beh, insomma, una porta serve ad aprirsi, no? Oh,
tutto il labirinto. Un libro, storia delle persone del Vulpine Ridge Region. Ma che me ne faccio della... Ops. Non è che devo spegnere sta luce? Allora, specie di animali sconosciuti sono stati scoperti lungo il Secret Trail, va bene, sul sentiero, dottor University Kema, professor Funding Satirago, va bene, e il mio sospetto è vero, ci sono... va bene, dai, cioè ci sono delle specie sconosciute che, di animali che animaleggiano nella zona, ve la dico così. Chi è? Sì, così ti fanno secco in un boccone solo, sol boccone. Vediamo qua. Che brutto posto. Cos'è? Che strano. Cosa sono? Videogame? Sì, sono assassini di videogame degli anni 80, 70. Che belli che erano. Questa porta si porta, bene. Signor, sono tornato qui? No, questo era un rival. Prendi un secolo, sono rituals. Beh, qua ci sono dei rituali, cosa, indiani? Ok, un po' di graffi sulla porta. Intanto, no, ma ci sono troppe porte. Troppe porte. Un libro. Dammi tu il libro di Bookkeeper. Va bene. Chissà se sono pubblicità a libri. La flora di Oakwood, vabbè. La flora unica, certo, sono tutte... Abbiamo visto querce e soprattutto sequoie. Pare che le sequoie fossero alberi vecchi. Ma dai, ma basta porte! Va là, che questa è chiusa, già. Questa? Oh, signor. Dopo questo io mi sono completamente perso. Cos'è qua? Elettricità? Niente. Non si può, no. E questo? Ah, cara mamma e papà. Posso tornare dal campeggio presto? Non mi diverto più. Tutto è spaventoso e dei bambini sono spariti. Non ci è permesso di giocare fuori. Va bene, abbiamo già capito, vero? Allora, io ho sentito tipo una radio. Donde estás? Donde estás? Qua non c'è. Brutta me la vedo. Perché che non vedo niente e mi fai queste cose? No. Ah. Allora, giuro che se avesse detto qualcosa anche in italiano non avrei capito un secco fico. Se qualcuno di voi è bravo ad ascoltare l'inglese così sbriscicato, cos'è sto rumore? C'è una pila qua in terra, eccola, che illumina qui. Bene, non c'è uno jumpscare qua? No, niente. Allora torniamo indietro. Sì, questo l'abbiamo visto? Ma sì.
Ma chi si ricorda più la strada? Io sono sinceramente... Siamo ancora qua. Quel legno lì, secondo me, è penetrabile da un essere che pesa qualche tonnellata. Un orologio. Fermo. Ok. Siamo tornati qui, quindi credevo peggio come labirinto. Scusa questa porta. È bloccata dall'altro lato, ok, quindi dovremmo riuscire ad andare dall'altro lato. Adesso intanto diamo un'occhiata qui, qua e qua. Va bene. Sarà locked anche questa? Sì. Allora, dobbiamo riuscire ad andare di là, da quella porta. E come si fa ad andare al di là di questa porta? Ma non avevo la chiave io. Va bene, cerchiamo un altro posto. Qua. E quindi in teoria una qualsiasi porta qui dietro dovrebbe portarci là, tipo questa. Ah, ma che sia forse... sia quella lì? Non lo so, ma la chiave che ho trovato, non abbiamo incontrato porte chiuse a chiave? Questa è locked, ma io avevo una chiave. Ma perché devo rimanere bloccato così subito io nei game? Fanno cose logiche o illogiche quando li preparano? Locked, capito? E allora? Questa è locked. Pur questa, e io avevo trovato delle chiavi che non so dove usare. Vediamo qui. Ancora qui siamo. Va bene, ho capito. Aspetta. Adesso vai a capire se una porta che abbiamo aperta l'abbiamo aperta perché avevamo le chiavi o se perché si apriva di per sé. Per favore, chiudi tutti i tubi di pressione e le linee di trasmissione by 9 settembre. Assicurati tutte le finestre siano chiuse. Piazza tutti i carburanti e il gas, insomma, in un magazzino freddo. E porta a casa qualunque cosa, insomma. Vabbè, sì. Come no? Uff. Una pinna. Mi serve. Ho sentito un rumore. Ho aperto un cassetto. Sempre notizie brutte che arrivano da chi era in queste location. Un cassation track. E beh, così, dai. Un po' di varietà, dai. Un telefono che non funziona. Ma dai, adesso ci hai preso gusto, eh. Io credo che anche senza cassetti. Allora, con le tragedie recenti che hanno sopraffatto questo... No. Ah, i, come si dice, i campeggiatori dispersi. Con grande dispiacere. Informo you that lunch time your surrounding park will be permitted. Va bene. Hanno chiuso il camping. Non ho
Ok, le recenti tragedie. E noi perché siamo finiti qua, scusa? Vabbè, forse dovevamo ascoltare bene cosa ci diceva il messaggio di quella ragazza, che non so chi era per noi, cosa rappresentava, che ci ha parlato all'inizio del gameplay Main Office. Fammi un po' capire. Noi abbiamo fatto Freaky Freaky, siamo andati di qua, persi, completamente persi. Ah, una tavola di legno. E poi? Ok, gireremo in tondo pertanto, perché mi sono completamente perso. Allora, da qui c'eravamo già stati, i videogame, ok. Queste sono le due porte dell'orologio. Cioè, veramente. Veramente. Suggerimenti? Capitano Neuro, ciao. Ciao, ciao tesoro. Io ho visto adesso nella chat. Oh, questa porta, cioè, non si apre. Sì che abbiamo... è bloccata dall'altro lato. Ma dall'altro lato abbiamo visto che c'era come un ammasso di... di robe, di cose, di tutto. Di... eccolo qua. Secondo me, sì. Non si passa. Quindi, come faccio a uscire di qua? Ma devo andare fuori, probabilmente. Facciamo un tentativo. Allora, per tornare indietro, ma santa, di là, di qua è quasi uguale, perché tanto poi mi ricongiungo da questa parte, esatto, e di là, dove, di qua, sì. No, qua, qui, abbiamo già visto, sì, ok, stiamo tornando fuori, e poi cosa combiniamo una volta fuori? Ma fuori cosa, che è chiuso? È più sicuro dentro, ok? Ce lo dici tu? Io mi sento un po' in prigione qua dentro, anche perché, giuro, non riesco a capire dove devo andare. Una chiave l'abbiamo presa per aprire qualcosa. L'ho presa la chiave? Ma sì, l'ho vista che l'abbiamo presa. Che nervi, veramente. Ok. Di là. Ah, ok, là c'era quella zona. Qui. È chiusa. Qui non si fa nada. No, no. Chiuso. Cioè, quanto tempo dovrò girare qua? Da qui veniamo, esatto, attraverso qua, in cui, a parte questo libro, non c'era un secco fico. Ma come faccio ad aprirla? È bloccata dall'altro lato, e va bene. Il problema c'è. Allora, la porta è là, quindi guardiamo la lunghezza di questo muro, è lunghissimo. Se faccio così, no, forse è... oh, ma dai, però, ma dai, molami, mi incastro anche nei mobili, hanno parole. Ho passato un cazzetto che si illuminava, ma sei sicuro? Qua si illumina un po' di tutto. Ma secondo me, perché l'ho visto anch'io, sai, ma tipo
troppo. Anche quelli, vedi, tipo le cose che ho già visto, le cose che ho già fatto si illuminano comunque. E quindi credo in realtà che l'avevo già visto per quello. Credo. Non so. Capitan Neuro. Cioè, dai, però avevo anche preso una chiave, com'è possibile? Aia, ho sbattuto il naso lì. Si apre questa, lo so. No. Perché dopo, in questi giochi, viene sempre il dubbio che ci sia stato un bug, perché io una chiave l'ho presa in realtà, però quella porta dice che è bloccata dall'altra parte, dove ho detto che c'era la chiave. Interessante quello che mi stai dicendo. Cucù, rifacciamo il giro, si fa presto, però ragazzi, allora siamo entrati circa da questa porta che adesso non mi fa uscire, perché dice che è più sicuro rimanere qua dentro, anche se inizia a diventare un po' preoccupante la faccenda. Cioè, anche perché cosa devo trovare più di una chiave? In effetti qua i cassetti comunque rimangono, sì. No, mi tocca rivedere tutto, non ho parole, proprio perché comunque alcune cose rimangono, tipo questo cassetto illuminato, anche se ci abbiamo già guardato, e quindi confonde, e quindi confonde. Siamo completamente tornati indietro. Deprimente. Veramente deprimente. Dai, su, la svolta. Pup. La svolta che non c'è. Ufficio, vai. La chiave l'avevo trovata, ma non proprio qui, non so proprio dove. Si fa noiosa, mi sa che dovremo effettuare dei tagli quando finalmente troveremo la soluzione. Questo cassetto. Bravo Harry, bravissimo. Ok. Adesso auguri a trovare la porta. Allora, vediamo, di qua no, ma l'avevo già trovata una chiave, chissà quale porta mi ha fatto aprire. Altra cosa che dovrebbero sistemare è far capire quando si usa una chiave. Ah beh, ma si capisce perché ce l'ho qui a sinistra. Ma bravo, non va bene, per forza è bloccata dall'altra parte. Comunque ho capito, si vede a sinistra e quando la uso non si vede più. Dov'è una porta che non sia la porta? Una porta, porta, la porta. Una porta che non si apre. Questa del bagno. Snaps, no. Anche quello dopo. Questa si apre, vedi? Vedi? Però, come dici tu, ci deve essere qualcos'altro che non ho visto, perché no, ma apriti più, sai cos'è quella roba nera lì? Vorresti farmi credere che è sangue? Chi?
Ma cos'è stato? Non ho visto niente. Pavimento bagnato. Brutta me la vedo. Ah! Cosa pensi sia successo a Jacob? Mike dice che un orso lo ha preso tipo un grizzly. Eri amico con lui? Un grizzly, sì. L'ho visto io il grizzly. Te lo do io, il grizzly. Ma cos'è stato qua? Non si vedono bene certe cose. Ah! Cioè, la profondità che raggiunge questa luce, veramente... Allora, qui c'è la locker room. Ma proprio lo spogliatoio femminile? Dopo lo so che mi prendo... Ma cos'è questo? Un campo da basket? Esatto. Canestro. Ecco perché non riuscivo a illuminare. Chi è? Ehi. Basta spaventarmi. Ma vabbè, è caduto il lampa. Dario, va là che non mi è caduto in testa. Allora, è immenso sto posto. Là, exit. Andiamo nella locker. Ma scusa un attimo, non riesco a capire una cosa. C'è solo lo spogliatoio. Ah, ecco lo spogliatoio femminile. Ma quello maschile? Ah, era questo. Va bene. Oh oh. Cucu. No, no, non mi sta inquietando, nulla. Nulla. Mamma mia. Che poi, chi è che aprirebbe una porta così? È il totem? Niente totem. Ehi, Jody, sei entrato in un tale show? Vuoi fare un duetto con me? Dai, però non mi state lì a far leggere tutte queste cose stupide. Uff, non è che... Ma che cavolo? Ah, una porta. Ma ce n'era un'altra anche dall'altra parte. Va bene, dai, guardiamo cosa c'è qua. È chiusa. Ma, per fortuna. Allora, nello spogliatoio femminile c'è una porta chiusa. Teniamo in mente questa cosa. Abbiamo detto che in giro qui c'era una porta. Dove? Tipo questa. Siamo dietro un bancone. Lavandino, tipo un bar, cos'è? Non so se hanno logica queste disposizioni delle stanze. Va bene, allora di qua non passo, quanto pare. Però se io mi chino mi infilo qui. Ah, sono io che faccio questi rumori strani. Oh signore, un altro posto dal quale non c'è ritorno. Ha salvato? Brutto segno. Brutto segno. Infatti lì non ci torneremo mai più. Cos'è? Cos'è? Ah, un pesce finto per la pesca al cucchiaino, cosiddetta. Che nulla a che vedere con i tiramisù al cucchiaio. Ok. Avete visto anche voi una coda? St-
Stay low and move quick. Come stay low and move quick? Press F to take off. Ma la mia domanda è, la vedo? Chi? Mi ha fatto venire la collina in bocca quel rumore. Vai via. Ah, ma io posso sbirciare. Guarda. Ma sei scemo? Che rumore fai? Posso sbirciare? Good. Ma no, cioè, lo sbirching è completamente... Lo vedo, è lì. È lì davanti. È completamente inutile lo sbirching. Mickey, devo andare lì sotto, da tavolo in tavolo. Ma se io accendo... Vediamo se accendo la luce, se mi vedono. Ciao. Quella sì, mi vede se accendo la luce. Ok. Facciamo un tentativo. Interessante. Adoro i giochi dove vedono la tua luce, perché di solito questa cosa non c'è. Allora ci chiniamo. Sì, ti ho visto. Stay low and move quick. Ma tipo, io posso correre? No, non posso. Ma se passo di là velocemente? Aha! Comunque lo sbirching fa... Caha! Guardalo. Ma io sto basso come un tasso. Sei lì. Oh mio Dio. Ma cos'è? Devo stare strisciante lungo il credenzino. Ma i miei vestiti che strusciano. Sì, simpatico. E adesso dentro quel buco là, pare di sì. Di qua non vado da nessuna parte. Chi è? Eccolo lì, guardalo. Assomiglia tanto. Ce ne sono due. Due, uno a destra e uno a sinistra. Ma non posso lanciare un sassolino? Un sassolino. Allora, la teoria dice che io mi devo andare a infilare là dentro, a quel condotto. Ci provo, ma questi mi guardano. Vado! Ce l'ho fatta, ta! E si è chiuso! Chi? Gli ho fatto il gesto dell'ombrello. Ah! Ok, il gioco ha salvato, arriviamo in un altro punto di quelli dove non si torna più indietro. Che brutto posto. Ma che brutto posto. Brutto. Brutto. Aia. Ma dai, com'è possibile un posto del genere? Silenzio. San Pietroburgo! Ma dai, ma scusa, ma uno dove va? Ma allora, appare quell'affare lì, che tra l'altro è anche... Ah, ecco, tipo qua sotto. Qua sotto. No, 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 no. Ma dai. Riproviamo. Qua non si esce col pesce. Allora... Se mi nascondo lì sotto, non lo so. Se mi nascondo là, non lo so. Lui viene fuori da lì. Babà. Ma scusa, uno cosa deve fare? Spegne la luce, si sdraia in terra, si nasconde qua sotto. Ma non c'è.
No, ma questo ti prende comunque. Allora l'alternativa è fare una corsa. Una corsa veloce, veloce. Vediamo se funziona al buio così. Hop! Corri, 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 corri. Ma chi? Come può funzionare? Cosa c'è da quella parte di là? Corro, 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 corro. Curi, 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 curi. Non so dove andare. Come è chiusa? Spegni. Ma spegni. Ok. Avrebbe funzionato. Allora, io spengo la luce. Corro là e poi non so più cosa fare. Curi, 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 curi. Forse devo chiuderla po'. Mi devo chinare e devo entrare qua dentro. Senti, carino. Beh, intanto ce l'abbiamo fatta. Cos'è? Ah, ti ho intrappolato. E adesso lui si strappola e io faccio una brutta fine. Quindi sono venuto da lì, lui usciva da qui. Esatto, lui era qui. Io lì qua non posso andare, dai, non si può scavalcare sta roba. Accendi la luce, va là. Allora, siamo riusciti a intrappolarlo, ma chiudi la porta. Ma chi? Ecco, si è liberato. Non lo so. Non lo so. Perché quella luce rossa? La porta è chiusa elettronicamente e si parlava di un qualcosa di elettrico, una chiave elettrica via mail per sbloccarla. Ah no. C'è una leva, un quadro elettrico. Ti ho visto, leva, ti ho visto. Ti ho visto. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Sì, 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 sì. Chi è? Ho sentito una voce inquietante. Ma perché ho sentito una voce? Beh, ma scusa. Va bene, le fogne sono... Cosa sono sti rumori? Cut. Cut, cut, cut. Anche la lampada è indemoniata, cioè veramente. Allora, un attimo, devo guardare qua dietro. Bene. Ah, guarda. Che roba è questa? Un totem. Ma c'è pieno di totem indiani qua. Scusa. Ah, ecco, non si alzava più. Ok, qua non si va assolutamente. Per forza. Ma è la strada giusta? Mi sono perso? Mi sono perduto. Scale. Scale. Allora, sono tornato indietro. Cut cut. Da qua si passava, su dalle scale non si va. Sotto. Ok. È stupido.
Ma io avevo sentito comunque una voce, vero? Chi? Ma... Come? Vediamo se devo passare da lì. Sì, esatto. Oop. Il numero dei fossili trovati in questa zona è stupefacente. Dopo mesi di proteste, tu comprai e spendi il loro effort to preserve nel nato dell'entrepresa che sono. Costa un trito la kit. Vabbè, era una zona con molti fossili. E vabbè, dai. Un po' abbiamo capito il contesto. Ma. Ta-da! Scusa, come fai qua a passare? Chi è che sta infilato lì? Una gallina? Non lo so. Ta-da-da. Attenzione qui. Brutta me la vedo. Ok. Maschi. Va bene. Femmine. Dunque, ho come la sensazione che io potrò entrare, ma mai più sì. Infatti. Spegni. Vabbè, però. Cosa grag-grag? Ma che è grag-grag? Dove sei? Ah, tipo devi uscire. Ma io dove mi nascondo, scusa? Farò una brutta fine. Va bene. Se facevano l'effetto delle porte che un pochino si sfondavano... qua ho trovato il posto e adesso ok, è entrato, non sa aprire le porte, no? È inutile che annusi, non ci sono, ho fatto la doccia, non faccio puzza e devo sporcare di sterco così non mi sente. Come faccio a essere? Vabbè, seduto nel... Tipo se n'è andato, ok? Infatti adesso mi dà disponibilità di aprire la porta, però io dico, dove è andato? Ok, dai, ci sta, sarà andato a fare un giro. Ci ha aperto in compenso questa porta. Salvataggio... Qua noi non c'è dubbio che possiamo passare. Usiamo invece questo ponte per un'altra zona di non ritorno. Come? Vai via, vai via. Ma l'avevo fatto appena in tempo. Non è che si infila dentro, vero? Ti vedo lì che ti vedo, ma tu mi vedi? No, ma qua mi butto giù proprio dove lui? No, no, no. Anche no. Di là. Dove sta Ster? Chi è che fa chic-chac? Chic-chac, bitagela. Bigatella, veramente lo sbirching è una cosa scandalosa. Ho visto una coda? Qua dentro? Sì! Vedo una coda lì dietro. Oh signor. Tac. Allora no, devo capire dove devo andare. Qui veramente brutta me la vedo.
Allora, se io scendo e sto dietro questo riparo... Un attimo. Non sono caduto del tutto. Va bene, siamo dentro una stanza... E lì. Ma che cosa? Allora, accendiamo la luce. Dunque, attento a non cadere, perché sennò... E poi non c'era neanche un posto da nascondersi dietro. Eccolo lì. Dentino. Dove devo andare? Non riesco a capire. Come fa uno a buttarsi giù e scappare velocemente? Guarda dov'è, guarda. Lo sbirching è scandaloso. Questa cosa qui non arriva a terra. No, e poi no. Adesso cado io. Allora, il tubo mi porta di là. Tu. Lui è lì. Dimmi mo te dove scappo io. Cioè, non ne ho un'idea, Bellino? Eccolo lì. È proprio qui. Tra l'altro non ti fa neanche capire da qui dove potresti andare. Ok, niente da fare, dobbiamo buttarci giù là. Allora, spengo la luce. Mi butto giù e vediamo un po'. Cioè, qua lui mi becca subito, Guarda dov'è. Ciao. Che carino, si gratta persino. Ma dove devo andare? Sotto un tavolo. Può essere. Proviamo? Poco ci credo. Allora, dovrei essere già basso. Sono sotto un tavolo. Perfetto, sotto un tavolo lui fa un sol boccone. Riproviamo. Però si un po' rompi, Ancora. C'è qualcosa da prendere qua? No. Assolutamente. Ma da bomba là. Allora mi provo a fermare sotto il tavolo, magari perché l'ho, come si dice, oltrepassato un attimo solo. Vediamo se da qua vedo qualcosa. No, non riesco a vedere nessun posto dove mi posso nascondere. Zona di non ritorno. Spegniamo la luce. Ehi. Troppo spenta. No! Stavo cadendo giù. Allora riprovo sotto il tavolo, Così. No, sotto il tavolo lui proprio ti... cioè, tipo ti sgagna. Dove? Ma no, devo rifare sempre tutta questa cosa. Al che... queste ripetizioni, chiamiamole così. Ta fermo. Mi infastidiscono veramente. Non si può tutte le volte rifare un pezzo così, Cioè, salva un attimo prima. Tipo, il momento giusto di salvare sarebbe questo qua. Vediamo se salva il gioco. No, non si può. Dai, però, qui uno salva. Cioè, non è che si può rifare tutta quella strada, che a voi sembra poca, ma in realtà è enervante. Anche perché non si capisce dove bisogna andare, bisogna fare delle prove fatte così. Allora, sotto il tavolo mi mangia. Lì, se gli vado incontro, secondo me è peggio. C'è qualcosa qua di fianco? Provo, Corri. Va bene, mi sono rotto. Sicuramente la strada ci sarà, la cercherò da solo e se è il caso continueremo da qui. Intanto ciao a tutti, grazie per averci scelto e alla prossima. Ciao Capitano Neuro, a presto.